Siamo in compagnia di Paolo Paganini, volto e giornalista della Rai. Insomma, una partita di cui ti chiedo un commento. Una partita da Genoa, una partita al cardiopalma, d'altronde la posta in gioco era altissima, è andato in gol Sanabria, c'è stato il rigore fallito da Mancosu, però al di là di tutto quello che è importante, quella che era importante era la vittoria, erano i tre punti importanti sul piano della classifica, perché ora il Genoa è a 4 punti dal Lecce, ma soprattutto sul piano della morale, perché battere il Lecce in questo momento ti dà grande forza per il finale di campionato. Finale di campionato che passa dal derby che c'è mercoledì, la Sampdoria con il risultato di pochi minuti fa è matematicamente salva. Che gara ti aspetti? Ma sai, il derby poi si finisce sempre per fare della retorica, no? Sfugge sempre a ogni pronostico, a ogni risultato. La Sampdoria adesso sta molto bene dal punto di vista atletico, però il Genoa dal suo punto di vista non può perdere, deve rimanere in scia, perché comunque ci sono ancora 4 partite, il Genoa avrà poi l'Inter, ci sarà il Sassuolo, c'è il Verona, però anche il calendario del Lecce non è un calendario diciamo così molto in salita, quindi non può permettersi il Genoa cali di concentrazione e di conseguenza sarà una partita molto molto delicata.